Oggi un'altra volta la spesa? Lidl! Brava! Ciao a tutti, sì, e ciao benvenuti a tutti. Aspetta, nella nostra cucina mi reale. Metto in modalità Lilliput. E quindi ciao a tutti, benvenuti qui. Un altro bellissimo video che durerà all'incirca mezz'ora. Tanti sul vuota la spesa Lidl, perché abbiamo speso oggi milioni di euro. Ho appena fatto la spesa alla Lidl. Ragazzi, io lo so, negli altri canali vedete vuota la spesa di qualunque supermercato, da noi quasi sempre Lidl, perché noi andiamo sempre lì a fare la spesa. Diciamo che tranne per le tipicità sicule, noi compriamo quasi tutta la Lidl. Sì, quindi poi, se vi annoiate, fra un po' aprirà vicino casa e quindi sarà totalmente Lidl. Sì, sempre. È la spesa che faccio io, quindi basta, non la vario per farvi vedere altri prodotti. Ci sono stata anni per conoscere i prodotti della Lidl, quindi vado a colpo sicuro, compro quello che mi piace. Bravissima. E questi video vogliono essere un guarda che questo è buono perché l'ho provato, l'ho assaggiato, e quando non l'ho provato ve lo dico ora lo assaggio e poi vi dico com'è. Ci teniamo allora a dire che non è un video in collaborazione con Lidl. Lidl non ci paga, e quindi Lidl pagaci perché veramente ogni volta è un salasso. Ce ne sono così tanti che si fanno pagare. Quindi perché non pagare? No, scusa. Allora, innanzitutto cominciamo con una cosina buonissima e graziosissima. Sì, direttamente dalla Giamaica. No, da Simonato, il giardino aromatico, arriva questo bellissimo e freschissimo e profumatissimo basilico fuori stagione, però di agricoltura biologica. E il basilico in questo periodo a me piace, anche perché stasera voglio fare una bruschetta con delle cose che adesso vi farò vedere, e comunque gireremo la ricetta. Speriamo che duri almeno 48 ore. Buono, no, vabbè, c'è freddo, speriamo regga. I nostri scontrini sempre più lunghi. Gabriele, come merendina del mattino, ha scelto, ragazzi, è un vuota la spesa misto, cose salutari e cose no, è una spesa vera di una famiglia vera. Noi siamo molto eterogenei nel modo di alimentarci. Senti, vai piano con le parole, perché veramente se devi insultare non è il canale giusto. E soprattutto passiamo dei periodi in cui ci teniamo più stretti a dei periodi in cui mangiamo. Siamo molto delle persone normali come voi, quindi facciamo la spesa dove conviene di più e ogni tanto ce ne freghiamo dell'olio di palma. Ma qua non c'è l'olio di palma. Brava. Si è comprato 99 centesimi. Pan di cacao. A lui piacciono tanti trancini e questa sono, dice lui, più buoni dei trancini. Sì, mi ricordo originali, i trancini quelli di una volta. E hanno pochissime calorie, una merendina ha soltanto 109 calorie, poi sugli altri nutrienti è quindi sempre una merendina. Ne posso mangiare anche due? No. Una cosa che non c'entra niente con la spesa, ma che vi anticipo sarà oggetto di un tutorial su Arte per Te, sono queste palline di Natale stupende. È un set pezzi da 24 palline in vetro. 2,99€. 2,99€, ma sono carinissime. C'erano anche fucsia, multicolor, bellissime. Io le ho prese bianche per un lavoretto che faremo insieme su Arte per Te. Quindi armatevi di palline e aspettate. Bene, aspettate. Non vi rompete le palline. Mai. Poi metto in surgelatore le crocchette di patate della Harvest Basket. Queste sono buonissime, ve l'ho già detto, costano soltanto 99 centesimi, in mezz'ora sono belle cotte al forno senza l'aggiunta di oli, buonissime, buone, consigliatissime. Come vi ho fatto vedere anche la volta scorsa, su queste vado più veloci perché già le conoscete, sono fantastiche anche le Steakhouse Fries, sempre della stessa marca, sempre 99 centesimi. Quelle buone, sono quelle doppie, quelle tagliate a listelli grossi. La patata è sempre buona. Buonissima, smettila, vai a posare. Tempo di Natale alla Lidl, la Deluxe arriva all'impazzata tra i banconi della Lidl, piena di cose buonissime. Non ho potuto resistere a questi rigatoni, cosa sono? Rigatoni napoletani di semola di grano duro IGP, sono fantastici, non vedo l'ora di provarli con un buon ragù ricco, un piatto unico spettacolare. Fame. Veramente sono trafilati al bronzo e sono con indicazione geografica protetta, quindi GP, è certificato da organismo di controllo autorizzato MIPAF, quindi
oppure certificati ottimi, ottimi, ottimi. Dalle cose IGP alle cose così e così. Allora, così e così dal punto di vista nutrizionale, ma Gabriele ha voluto i biscottoni grandino perché lui è un bambino grandino. Cookies, e vuole 1,19€. 1,19€, questi cookies c'hanno dentro qualunque cosa, credo. Farina di frumento, massa di cacao, grasso di palma, così indefinito. Grasso di palma. Però sono buoni. Io non li mangio, ma lui sì. Assaggiamo. No! Non è un assaggio alla spesa. Sì, assaggiamolo. L'abbiamo perduto. Vai avanti, vai la volta scorsa a letto mi diceva: quando andavo da Luca che la Lidl c'era solo a giarre, mi offriva dei biscotti. Cioè, ha ricordato pure uno che non vede da 10 anni per questi biscotti. Vi ho detto tutto. Ciao Luca. Ciao Luca, grazie a te. Ho speso 1,19€ di più. Allora, clementine in rete. So che vivo in Sicilia, so che ci sono i mandarini sugli alberi e non li raccolgono, però per praticità oggi stasera avevo voglia di un agrume e ho preso queste ed erano in offerta, se non mi sbaglio, a 1,19€, molto buoni. Ho preso anche le patate, queste qui che a Gabriele piacciono, ottime per forno, fritte e bollite, sono in pratica la trasposizione delle selenella e costano 1,49€. Purtroppo il nostro speaker al momento sta a magnà, quindi non ci può aiutare. Ho preso una golosità natalizia, ho preso un trio mignon per provare 3 panettoni in una volta. È stato richiesto, è stato richiesto e quindi... In che senso? È stato richiesto da Enzo e quindi... Vabbè, c'è Renzino nel carrello, lo prendi. A me piaceva assaggiare 3 varietà in un colpo solo per poi scegliere quale comprare, perché sui panettoni Lidl ancora sono un poco insicura, non li ho mai comprati. Quindi c'era quello con uvetta classico, quello al cioccolato e il pandoro. Ho detto proviamo le mini size e poi se ci piacciono compreremo anche le maxi size. Fatemi vedere che c'è dentro. Devo dire che anche gli ingredienti... E devo dire che si mette in posa, che anche gli ingredienti mi hanno convinta, perché sono fatti con il burro, non ci sono oli di palma e varie... Benissimo. Ho preso, per noi famiglia, ho preso un pane ai 5 cereali, questo della Certossa, è molto buono. Ma può costare 0,75 centesimi, ragazzi, guardate, è un panazzo, cioè, veramente. Comunque, è molto buono, è molto economico. Ho preso anche l'integrale, perché ho riscoperto la colazione di una volta, ragazzi. Se mi seguite su Instagram, fate bene, se non mi seguite su Instagram... Adesso vi metto qui la scheda Instagram, andatemi a seguire anche su Instagram perché vi tengo aggiornati anche sulle varie ricette. Se mi seguite su Instagram sapete, cercate Arte per Te su Instagram. Se non lo seguite su Instagram i toast vi verranno bruciati. Ecco. Lo sapevo che lo diceva. Sappiate che io la mattina mangio una fetta di pane tostato con un velo di miele sopra e un bel tè. Brava. E comincio così la giornata veramente alla grande. Ho abbandonato un po' le merendine, preferisco una cosa di questo genere. Mentre i miei ragazzi la sera amano sempre di più scofanarsi un paio di toast. E allora ho preso questo, il pane per tramezzini e toast. 1,90€, scusami, no. 99 centesimi, il pacchettino, buonissimo, è il pane senza crosta in pratica, molto molto buono. Non c'è ombretta se non c'è il broccolo. Sì, il broccolo. Ogni riferimento è puramente casuale. Brava, ho preso 2 broccolazzi che adesso, come vi dico sempre, i broccoli della Lidl sono buonissimi, però... 99 centesimi. 99 centesimi a broccolo, consumateli in fretta entro 2 giorni dall'acquisto e soprattutto disfatevi della cellophane di copertura. Li metteteli proprio, fateli respirare, però... consumateli in fretta, sono buonissimi. Poi 5 pomodori per insalata, stasera ne userò un paio per una super bruschetta troppo buona. 2,06€. Che farò con il pane di segale della Lidl, ragazzi. Non l'avete mai provato? Siete dei pazzi. Ho le mani pulite, ve lo faccio vedere. È caldo caldo ancora. Appena sfornato, c'era la signorina, stiamo sfornando il pane e io ero là davanti con la bava. Bene, ho preso questo qua, guardate che pagnottazza, che profumo, ragazzi, 1,99€. Che bontà. Allora, questo sarà il protagonista della cena di stasera, che dura 3 giorni sicuramente, se non avete una suocera affamata.
Poi ho preso 5 confezioni di uova bio. Queste scadono il 7 dicembre, ma le mie non arriveranno al 7 dicembre perché devo fare delle preparazioni. C'è una festicciola in cui Enzo deve portare una torta, quindi 4 andranno via. Una torta la preparo per noi, un ciambellone e poi queste per la vita di tutti i giorni, cotolette, robe. E quindi io uso sempre queste e ve le consiglio perché sono buonissime, bio, di galline felici. Abbiamo intervistato le galline. Sì, erano tutte felici. Quanto costano? 1,09 euro cada uno. Non sono economicissime, ma sono buonissime. Come sempre, oramai sono una ragazza educata, ho preso 3 peperoni gialli e 3 peperoni rossi. Dico così per chi non ci seguisse, perché io i primi tempi quando andavo alla Lidl, siccome hanno lo stesso prezzo, allora, li mettevo tutti. I rossi insieme. Sono costati 2,24, i gialli 2,45 euro. Questa volta ci siamo differenziati, la volta scorsa ero riuscita a fare la pesata uguale e quindi vanno pesati in buste differenti pur avendo lo stesso prezzo. Perché sennò ve li levano, sì, me li levano dalle mani. Levavano una volta. Fai questo qua, così lo assaggiamo. Avevo voglia di una schifezza. Finiscila con l'assaggiamo. Avevo voglia di prendere uno snack che fosse un po' sfizioso. Sapete quando avete quelle serie davanti alla TV? Sì, magari guardate Il Grande Fratello con Cecilia Rodriguez che fa cose strane dentro l'armadio. Ma comunque, detto ciò, non parliamo di banane. No, parliamo. Smettila, parliamo di questo, ragazzi. Ma dove siamo arrivati? Ancora stiamo parlando bene, di andiamo avanti oppure no? 2,39 euro, allora, Cecilia, comprati questi e passati il tempo in altra maniera. Bene. E non ingrassi, perché hanno soltanto 74 calorie per confezione, per confezioncina dentro. Ma posso mangiare due degli snack al parmigiano, buonissimi. Questi sono al rosmarino e quindi questi, se avete voglio di una patatina senza prendere la patatina, prendete una cosa proteica, è buonissima. Assaggiamo. Vado veloce, non perché sia esaltata, ma perché c'è un sacco di roba. Dai, Ga, non mangiare tutto. Ma bisogna assaggiare. Vedi che ti hanno detto che sei ingrassato. Avete torto. Questo lo assaggio pure io. Ho l'aneddoto. Prego, come dire di no a un aneddoto di Ombretta? Ti prego, raccontacelo. Questi snack mi ricordano sempre quando mia mamma da bambina e mia nonna tipo facevano il minestrone e grattugiavano il pezzo di parmigiano fino alla scorza, no? Fino alla buccia esterna, come si chiama? Sì, bravo, fino alla bravo. Buccia. E poi io da piccola volevo la buccia e me la masticavo così a mo' di cagnolino. E questi cosi sanno di buccia di parmigiano, ma che è buonissima, a me piace un botto. Quindi va bene, buoni, approvati. Basta. E Gabriele li sta dando ad Enzo. Questi sono i muffin di Alessandro. Bene, ogni settimana, se noi facciamo il vuoto alla spesa, ogni 10 giorni vedrete i muffin di Alessandro. Perché da un po' di tempo a questa parte un mio ex allievo sta venendo da me a fare un approfondimento culturale su una determinata materia che gli serve per un esame all'università e gli faccio trovare il muffin che gli piace tanto. No, sono di Alessandro. E gli faccio trovare questi muffin perché gli piacciono un botto. Ovviamente così a mo' di ricreazione durante la sua ricerca. Mi sono offerta volontaria per aiutare un mio ex studente, ragazzi. Quanto sono buona. L'aureola, please. Allora, poi, momento schifezze, again. Gabriele, per le sue merendine, ha preso questi. C'è da dire cosa? No, sono buoni, li conosciamo tutti, sono i Duplo della Ferrero. Io invece per il dopo cena, quando ho voglia di uno sfizietto e anche come cioccolata per i dolci, ho preso due di queste confezioni Bella Rom. Queste sono 89 centesimi cada uno. Queste invece mi pare fossero 2,40 euro.
Ho preso 6 di queste mozzarelline light a 65 centesimi cada uno, se non mi sbaglio, ne ho prese 6, sono buonissime e hanno 69 e hanno molto meno grassi e molte meno calorie delle mozzarelle normali. Sono della Lovillo e queste, ragazzi, veramente ve le consiglio perché sono delle belle mozzarellotte da 125 grammi con un gusto pieno, non è plastica a forma di mozzarella, quindi ve le consiglio. Al reparto deluxe ho preso questa che è la Luxury Mustard, è una mostarda con vino bianco, sono curiosissima di provarla, devo capire anche come provarla, c'era questa e quella al miele, per adesso ho preso questa, forse la settimana prossima prendo anche quella al miele, dipende, se questa è buona prendo anche quella al miele, non so com'è, ve lo dirò in futuro. Invece ho preso questa che userò stasera, che è il battuto di olive leccino con acciughe e capperi. Stasera le metto in una bruschetta fenomenale e poi vi dirò, devono essere buonissime. E poi sempre in quello stesso scaffale c'era la crema di mandorla che ho preso perché voglio fare una ricetta qui sul canale. Poi Gabriele, mentre io prendevo queste, ha preso anche le salse di senape. Sapete quelle con cui si accompagnano la carne? Senape. Sono una alla cipolla rossa, una ai pomodori verdi e uno al radicchio rosso. Tutte queste cose si aggirano ogni pezzo sull'euro e 70, per intenderci. Poi i prezzi esatti ve li metto qua sotto e, momento golosità, ho preso queste. Le conoscete? Non le ho mai provate. Forse una volta tanto tempo fa, le vegetable crisp e sono delle patatine però ai vegetali con sale marino e sono di astrinaca, patata dolce, barbabietola rossa e carota. Wow! Vi faremo sapere, vediamo. Ho preso un pacco di tarallucci, cipolla e pancetta per golosità e perché credo siano una limited edition e quindi le ho volute provare. Poi, cambiando scaffali, a Renzino ho preso le panciocco, ogni tanto per la scuola gliene do una. Provolone dolce e provolone piccante della Provolone Meridio. Dolce 1,69 e il piccante 2,29. È buonissimo il piccante, io lo adoro, stasera lo userò nella bruschettazza di quelle Piccanto. Per i piatti compositi tipo lasagne, le cose che vanno in forno, parmigiane, queste cose qua, ho comprato il mix grattugiato fresco, lo trovo buono e comodo, lo conservo in freezer una volta aperto, quindi lo compro e poi lo uso molto dilazionato nel tempo. Poi Gabriele ha preso una cosa che io non avrei mai preso, ragazzi, il risotto al nero di seppia. Ragazzi, proverò e vi dirò com'è perché questo io lo sconosco. E siamo i re della pasta al nero di seppia, vediamo se questo è altrettanto buono. Tra le varie cose nel carrello mi sono trovata questi, non so perché, non so per come, erano lì, passavano, hanno fatto sosta sul mio carrello. No, sono caduti nel carrello. Rigorosamente al cioccolato, non si capisce mai perché non cadono quelli alla marmellata che piacciono a me. Voglio provare, fortissimamente provare, la pasta fresca a trofie. Questa era sulle 90 centesimi a confezione, quello che mi ricordo ve lo dico. 90, questi mi pare fossero 1,50 euro circa, questi 90 centesimi circa, poco più, poco cercando, meno. Ti giuro. Sono mezzo chilo a confezione ed è pasta fresca della ditta Taverna Giuseppe. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi voglio provarli. Aria di Natale, io comincio a fare scorta, non li mangerò a breve, ma me li metto, sapete, sui piattini, sulle cose, adesso che arriva il periodo di Natale. Due torroncini, c'erano morbidi. Questi che erano carini, due torroncini morbidi, ne ho preso uno con cioccolato Vetter Room e uno invece ai lamponi e cioccolato fondente. Sono due cose che non ho mai assaggiato, vi farò sapere come sono. Costavano poco anche queste, sull'euro e qualcosa, e li ho presi. Ho preso una confezione di stelline per la cena dei bimbi, poi una confezione di Philadelphia Light, indovinate per chi,
Questa è 1,80, quelle 50 centesimi e poco altro. Allora, e va bene, ho preso queste orecchiette. E lo sto cercando le orecchiette. 0,99. 0,99. E questo? E poi ho preso due di questi, adesso non so se trovo l'altro, erano a 1,99 circa, sono 200 grammi, 150 grammi di parmigiano reggiano di grana padano invecchiato 16 mesi. Conviene perché è netto, non ha parte di scorza, quindi è tutto da mangiare. Ne ho presi due perché mi conviene rispetto al pezzo 1,99, con la brava. Me lo ricordavo, mi conveniva rispetto al al pezzo con la buccia, perché questo lo taglio a tocchetti, lo metto nella grattugia e lo utilizzo tutto. Ho preso l'aglio contro i vampiri, molto molto 0,99 centesimi. Buono, noi l'aglio lo consumiamo tantissimo. Della Sunday ho voluto provare questi, i Petit Beurre Choco. Sono dei biscottini tipo Rosaiva con sopra il cioccolatino, e mi facevano cuore. Questi proprio li ho voluti prendere io, c'erano anche col cioccolato bianco, io li ho presi col cioccolato al latte, perché come snack spezzafame mi piacevano, una razione, una confezioncina a 124 calorie e non contiene oli di palma ed affini, quindi ho detto vabbè, proviamoli, vediamo com'è come snack alternativo, magari quando uno è fuori e non può fermarsi a mangiare cose estremamente sane. Il mio lievito per dolci preferito è sempre lui, anche il lievito per lievitati tipo pane è sempre della Bel Bake. Il baking powder e sono 2, 4, 6, 8, 10 confezioni, conviene troppo e lievita benissimo e non lascia quel sentore un po' di, da noi si dice l'apposetto in bocca, di lingua felpata che molti lieviti lasciano. 0,59 centesimi. Non le lascia e costa niente. Non vivo senza lei, la carta forno. Per me questa è un'indispensabile in cucina. Quando la finisco la compro immediatamente. 1,79 euro. Ed è 1,79 euro, 20 metri di lunghezza per 38 di larghezza. È veramente ottima. Non dico nulla, bypasso. Non è caduto niente, non è caduto niente. Questo qua non è successo niente. Vai, vai. La carnuccia per bouclet, tritato di manzo. La bimba 3,49 al pezzo. 3,49 al pezzo. Lei ha un'alimentazione casalinga. Mi avete chiesto un video sull'alimentazione di boucle, ve lo farò, è molto semplice comunque. Poi ne avevo prese due, ma non trovo l'altra. Sarà nei meandri del tavolo. Ho preso due passate mutti, lo sapete, compro sempre quella, chi mi segue lo sa. 0,99 centesimi. Poi ho preso la pasta, lo so che quella della Lidl è buonissima, lo so, ma voi dovete sapere che casa mia è una community, come questa che dove state affacciati in questo momento. Mia mamma non mangia pasta se non è Barilla. Sono tutte 1,45 euro, spaghetti, e quindi fusilli. Io devo comprare necessariamente Barilla, perché sennò ci sono le peggio sceneggiate. Mia mamma sì, quella dei siliconi in faccia, quindi è tutto regolare. E allora ho preso i fusilli, ho preso le mezze penne rigate e ho preso gli spaghetti numero 5. E così è. È una spesa da pastari questa, mi sto accorgendo. Sono quasi tutti, è un menu, sono vari menu, ma quasi tutti strutturati per dei piatti unici con primo piatto come base. Bene, bene, bene. Poi salumi. Perché quando io faccio la spesa non è che la faccio a casaccio, tranne le schifezze e le porcherie che vedete, io li compro per fare dei piatti, dai, no? Dai, ho già dai, in dai. Testa quello che voglio fare. Mortadella affettata, cosa mortadella fai? Per la mamma, due confezioni come al 1,39 euro a confezione. E poi quattro confezioni di prosciutto cotto al 3% di grassi, che userò per i toast con molta calma perché hanno una scadenza molto molto lunga, insomma il 30-11, quindi mediamente lunga, ricordavo più lunga. Guardate, la spesa sta arrivando qua, tra un poco mi sommergerà. Quindi due confezioni di latte parzialmente scremato per Enzo. Enzo beve il latte al mattino e finché me lo chiede, signori, io glielo do, perché sì. Poi gli indispensabili per il mio bucato. Sì, perché sennò lo saremmo vestiti tutti da Arlecchino, quindi per evitare questo
diffamate, sbugiardate. No. Sì, ragazzi, a me senza questo la lavatrice non risulta, ve lo dico. Ne metto tre foglietti in ogni lavatrice e vado, ci metto però dentro qualunque cosa. Poi questa settimana ho comprato come detersivo il Formil al sapone di Marsiglia, che è buono, bellissimo, lo uso sempre. Mi ero scocciato un po' della profumazione al sapone di Marsiglia ed ero passata al Maxi Trot. Invece adesso sono ritornata a questa profumazione un po' più neutra. Mi piace, già lo so. Ho preso l'Ocean Breeze per il mio WC. Sì, le pastiglie per il gabinetto. No, queste sono, non sono le pastiglie. Ah, sì, no, sono, vabbè, sono tipo le pastiglie profumali. Poi ho preso non l'anitra WC, il colluttorio per il gabinetto, il gel con candeggina. Ragazzi, a voi l'anitra WC piace? A me no, non mi pulisce la tazza. Invece, che c'è? Beh, tu gli dai i guanti e la spugnetta per pulire. Perché ha due strati. Ma quella se è anitra, c'ha le piume. Vabbè, come fa non pulire? Mi piace. E invece voglio provare questo. Voi lo conoscete, è la prima volta che lo prendo, vediamo com'è. E poi naturalmente il mio detersivo principe, lo sgrassatore universale al sapone di Marsiglia V5, con cui mi trovo benissimo. E allora? Li mettiamo nell'info box i prezzi, ci passeremo il tempo, non buttare lo scontrino. Non buttare lo scontrino. E quindi e allora, tutta questa bella spesa, vabbè, c'è pure l'acqua che non abbiamo fatto vabbè, vedere. Vabbè, c'è l'acqua, i tovaglioni, la carta igienica, queste sono cose accessorie. Va bene, tutto questa bella ambaradan è costato 169 euro. Alla faccia del caciocavallo, però c'è da dire che non facevo la spesa veramente da un bel po'. Voi vedete i video cadenzati in una certa maniera, però in realtà io non facevo la spesa da più di 10 noi giorni. Noi andiamo a esaurimento scorta, veramente, quando il cassetto è 12. Vuoto, ma anche quando c'è un po' di 12. Pasta caduta fuori nel cassetto, noi mangiamo quella, fino a quando non esauriamo tutto. No, bene, è successo bene. Che devo andare a fare la spesa sabato, solo che ho avuto mal di testa, e quindi sabato, domenica e lunedì ombretta non c'era, e siamo andati oggi che è martedì appunto. Bene, siamo contenti di tutto ciò, noi ringraziamo ombretta per aver sempre dilapidato il patrimonio, e noi ci vediamo al prossimo svuoto il portafoglio, lo dovrebbero chiamare svuoto il portafoglio. Bene ragazzi, io spero che i nostri consigli vi siano utili. Ah no, ho preso anche questo, non ve l'ho fatto vedere, il deodorante per il bagno alla lavanda. Deodorante. Prima ne avevo uno alla vaniglia che non mi piaceva tantissimo. Proviamo come profumo. Proviamo questa alla lavanda, speriamo che sia più tenue. Era 1,70 se non sbaglio la ricarica, perché ho già la Geggino. Ragazzi, basta, mettiamo è troppo i lungo questo scontrino, difficilissimo da interpretare. Troppi numeri. Vi mettiamo i prezzi in info box e gran parte di questa spesa la vedrete molto presto spalmata sui video di Due Cuori Una Cappa. I nostri consigli spero vi siano utili per andare orientati su quello che effettivamente a noi piace in questo supermercato, che noi troviamo essere ancora uno dei più convenienti. Quindi diteci la vostra, se avete da suggerirci qualche prodotto per la prossima spesa lasciatelo qua sotto nei commenti. Vi mandiamo un grande bacio, e se l'anitra vicino vi lava bene il gabinetto, licenziatela e non maltrattate gli animali. E quindi da questo svuota il portafoglio, io lo chiamerei così perché è giusto, noi ci vediamo qui, sempre qui sul canale, per una prossima video ricetta sulle vostre tavole. Sì, ancora non l'ha imparato, ciao, vado a mangiare i cookies.